Romagna in più. Abbiamo intitolato così questa casa qui, che è di un nostro amico che adesso tra un po' arriva, perché non c'è adesso. Ah. È andato che viene. Questo non è la mia. Cioè, non c'entra niente. Io qui non c'è l'altra parte, la maglia invece sa. C'ha il logo, la boutique del salame. Perché? Se fai la ripresa là, vedi il perché. Vedi. Romagna mia, Romagna in più. Allora adesso che abbiamo mangiato bisogna suonare. Abbiamo mangiato qualcosa, dai. Mi aspettavo. No, allora, vado io? Allora, Sauro. Allora, la cena è stata veramente di alta scuola, alta qualità, tanta abbondanza e tanta qualità. Noi ci invitiamo per la prossima mangiata, che non si può dire, magari, non so, un somarino, uno spezzatino, un cinghialino, un caprettino, anche un baghino, va bene, va bene. Adesso la presento i componenti dell'orchestra. Stasera sono il professor Adealdo Baldassari, per gli amici di Edo, ovviamente alla fisarmonica, poi, se ci riesce, professor Wagner Rossi alla rullante e charleston. Dov'è il charleston? Adesso lo troviamo. Al basso Luca Piva, dopo 27 anni di cappelletti si è dato alle tagliatelle col tartufo, perché è stato 27. Grande special guest della serata Elvio Rosini, direttamente dalla vera Romagna, stasera in coppia col bomber. E poi, se ti giri, tizio, abbiamo, l'ho preso, grazie, sì, cioè questa è una roba che si intona. Senti, shh. Bello, bellissimo. Aspetta, che voglio sentire. C'è qualcuno che deve sentire? Sì, grazie. Con lo zucchero o senza zucchero? Cioè, qui è numero uno, vuoi provare? Certo. Luca, dopo vedremo come si chiama questo. Bidofono. Come? Bidofono. Bidofono, te lo sapevi, Tiziano? Ma cioè, come si intona? In la bemolle maggiore, come funziona? O la bemolle minore? Luca? È in la bemolle maggiore o la bemolle minore? Fa sentire? È roba grossa questa, eh? Allora, primo brano richiesto, professore. Guarda che c'è la sta aspettando, non è che. Ah, sei te che non ti dai pace. Primo brano richiesto. Avete delle richieste, signori? Intanto che montano, vi vorrei invitare alla prossima mangiata, che verrà fatta quest'altra settimana.
possibilmente. E prendete la cartella rossa, ragazzi, la cartella rossa per i prezzi di Elvio. Senti. Siamo qua, amici da casa, siamo qua con Sauro, Sauro Visani. Sì. Ci troviamo a Villanova. No, ci troviamo a frazione Romiti, che è una frazione vicinissima qui a Forlì, proprio attaccato a Ponte Schiavonia, in una casa che ci è stata data così in uso da un carissimo amico che ha un'azienda agricola qui vicino. Non vogliamo fare pubblicità perché non va bene, non va bene. Hai capito? Comunque ci siamo ritrovati qui in questa casa vecchia che era del suo babbo, dove in questa stanza qui una volta facevano i formaggi. I formaggi, quindi esatto. Diciamo è una tradizione fare il cibo qui. Sì, ecco, questa qui era la stanza dedicata ai formaggi, perché loro avevano delle fuori ci sono delle stalle dove tenevano sia pecore che mucche, che quindi facevano i formaggi. È stata purtroppo, la vita è così, i nonni sono venuti a mancare, la casa è stata chiusa per 10 anni, dopodiché ci siamo trovati qui un giorno, ma così per scherzo che abbiamo deciso che l'ambiente mi sembrava ideale per poter fare un certo tipo di stagionatura artigianale, come si faceva una volta, cioè l'uccisione del maiale, gli insaccati, tutte robe varie. E siamo partiti così per scherzo una sera e niente, la roba viene buona, ci siamo trovati così un gruppo di amici che
mediamente 2, 3, 4, 5 volte, poi non c'è una regola ben precisa. Qui quando ci piglia voglia, o un aperitivo una sera e ci taglio due salami, o una mangiata una sera con quello che c'è, comunque c'è sempre, insomma, si vede anche da dietro, si vede bene che qualcosa c'è sempre da mettere sotto i denti. Quindi ci divertiamo così tra amici a passarci una serata alla faccia dei vegani ognuno, questo lo vedono come l'inferno, noi, esatto. Per noi è un paradiso. Per noi è un paradiso, per loro è l'inferno, comunque ognuno di noi fa le proprie scelte. Comunque esatto. Stasera siamo qui e quindi stasera si mangia, poi so allora, che hai chiamato anche qualche orchestrale. Allora, io lavoro in collaborazione con, penso che lo conoscono tutti su queste reti, cioè il Bomber, è un'icona della Romagna. Io ho la fortuna di collaborare con lui, cioè lavoriamo tutti e due per la stessa azienda, e gli ho detto: guarda, sai Roberto, avrei così voglia di fare una serata, anche perché siamo a fine stagione del tartufo, ho trovato un po' di tartufi, quindi da fare due tagliatelle col tartufo, un po' di insaccato, un po' di salame, un po' di roba così, un po' di affettati, e ci troviamo, organizzo con qualche orchestrale. Qui c'è anche Elvio Rosini, che lo conosco da vecchia data, altri non li conosco, ma qui sono accettati, purché non siano vegani sono tutti benvenuti, ecco. Il problema è quello lì, io non ce l'ho sicuramente con i vegani, sì. Intendiamoci, non ce l'ho con loro, però uno che non mangia carne e viene qua, diciamo che è fatto un ambiente fatto per a chi piace la carne. Sì, abbiamo fatto un ambiente a chi piace la carne e a chi piace di stare in comitiva, in compagnia, divertirsi, di passare una serata qualche ora diversa dalle solite cose, perché sì, capisco sì. Anche che gli orchestrali, chi lo fa per professione, si divertono a suonare, però si divertono e hanno delle esigenze, diciamo. Non delle esigenze, hanno delle cose da portare avanti, capito? Sì, sì, delle sì. Regole, ecco, diciamo così. Qui invece la regola esiste, divertirsi. Esatto, è un po' lo spirito anche romagnolo che c'è sempre, sì, perché esatto. è questo, insomma, esatto. Stare bene in compagnia e divertirsi, esatto. Insieme. E poi guarda, per Ducci, in fondo qui abbiamo fatto il salame per gli amici a grandezza naturale. Il salame per gli amici a grandezza naturale. È abbastanza lungo, esatto. Insomma. Questo qui quando sarà fra 60 giorni più o meno dovrebbe essere pronto, e quindi spero di rincontrare ancora tutto questo gruppo di amici per fare una serata tutti assieme e mangiarci un paio di salami. Un paio di salami qui rendono parecchio, mi sa, perché sono quasi un metro e mezzo, insomma. Sì, sono un po' di più, ma va bene. Bene, adesso bene. Vado un attimo a preparare qualcosina, giusto perché intanto che arrivano gli ultimi ospiti, che il Bomber è un'icona, ma ci fa desiderare, quando viene lo accoglieremo con un mitico applauso. Veramente, va, veramente. No. E quindi adesso intanto ci prepariamo e guardiamo un attimo in giro, perché vedo che qui ci sono delle belle cose da vedere. Adesso non le possiamo fare vedere anche queste cose qua. Questi quadri artistici. No, i quadri d'autore non si possono far vedere. Però insomma la carne è sempre ben accetta qua. Quindi, a parte tutte queste belle cose, se vogliamo far vedere, potremmo far vedere un'altra cosa. Vai a prendere quel palco che là, dai. Oh. Ognuno fa vedere quello che ha, vai a prendere quello che è attaccato nel quadro, nel coso. No, io siamo già abbastanza, insomma, qui abbiamo. Sì, qui c'è un prosciutto che è già pronto per la già stagionato, che quello di anno scorso sarebbe pronto da affettare. Della salsiccia che c'è già pronte, ci sono delle pancette, ci sono dei salami già pronti, cioè, anche perché la stagione, cioè, qui non, essendo artigianale, proprio artigianale, quindi si parte dalle prime cose che abbiamo fatto lì il 10 di dicembre fino a che ne avremo ancora per 10-15 giorni. Ecco, ognuno fa vedere quello che ha, dicevi. Dicevo, ognuno fa vedere quello che ha, guarda, cioè, anche queste cose qui sono cose che vengono fatte qui in questa casa, che come abbiamo detto l'abbiamo denominata la boutique del salame, Usbeus Magna, e sta in compagnia. Romagna mia, Romagna mia.
Allora partiamo per gli antipasti. Brindiamo agli antipasti. Professor Dedo non brinda con noi. Venga. Siete qua. Aspetta, ho il bicchiere vuoto. Basta. L'altro po', dai. Va bene. Adesso c'è il gelato. Cin. Evviva. Ognuno è maestro. Vai. Allora, propongo un brindisi. Colombo, ci sei? Per il maestro Sauro Visani, per la gentilezza l'ospitalità che giorni. Grande Sauro, il re della longevità, il re del la boutique del salame, salame derivati, tutto quello che è derivato del maiale, che una volta ci diceva non si butta più niente, perché in effetti io sono vecchio. Diciamo che sono vecchio, però diversamente giovane. Io ho iniziato a massare il maiale, avevo 14 anni, ne ho 61 e un po', hai capito? 61 e un po'. I primi arrivo, adesso purtroppo vi devo lasciare perché vado a fare le tagliatelle col tartufo, poi dopo ci rivediamo. Ciao! Ciao! Romagna mia! Romagna in è il momento delle tagliatelle. Aspetta Sauro che faccio il video. Mettiti, dai. Allora, direttamente da Veneto Lux, Milano Marittima. Ci siamo. Dai. Basta, io non lo voglio più. Sauro, dai, però devi stare col braccio come quello che fai Sauro. Sauro, sta a buttonare. No, che si inizia la coda. Si inizia la coda e non so. Allora è mio. Sauro, questo è il bagno per il border. Ragazzi, si inizia la coda, che abbiamo detto bene. Si inizia la coda, è meglio. No. Quanto poco il fatto adesso arriva la seconda ondata, pronto? No, io dov'è? Ti sei dimenticato? Non mi chiamato. Grazie. Allora, prova a mettere. Maine, è lì lo signore. Vai, così è andato. Grazie che ti vince. Hola. Allora, io faccio un prosciutto particolare, cioè non io non sono nessuno, perché io come lavoro faccio l'escavatorista, quindi uso delle ruspe degli escavatori da 43. Come hobby faccio questo qui. Come hobby mi sono provata. Praticamente io faccio dei prosciutti che le disosso prima di salarli. Dai 4 ai 6 giorni al massimo sotto sale, basta, sto a fine chiuso. La stagionatura viene fatta tramite, dopo ci metto delle calze che sono la coppa è un lombo un giorno, poi io spero di ritrovarvi tutti, che vi faccio sentire una cosa che non trovate da nessuna parte, quindi non troverete mai da nessuna parte, che è una cosa che mi sono tra virgolette inventato io, non vi dico che cos'è, perché quella lì sono quei piccoli segreti che ti fanno così divertire, hai capito? Se voi tornate, se voi premesso che la serata sembra che stia andando per il verso giusto, poi non si sa perché sai, gli inconvenienti possono essere tanti, esatto, se dovesse andare tutto per il meglio, tornate un'altra volta, mi farebbe molto più, a me e a tutti noi ci farebbe molto piacere, e quindi la prossima volta ci sarà una specialità diversa. Un applauso! Da tutte le sere
da tutte le sere, una volta alla settimana. Quando avete voglia, se voi avete... Allora, siccome io ho la fortuna di collaborare, di lavorare assieme al Bomber, il mitico Bomber, quindi quando voi, quando voi siete liberi o volete fare una serata, basta dire vorremmo fare una serata, tac, e qui ci fa. La prossima serata sarà la base di Sommarino, che non mi sei me ormai, se quello dolore di
Romagna mia, Romagna in più. Cioè, avessi il dubbio che la roba che fosse qui è tutta roba che abbiamo fatto noi. No, no. L'unica cosa che non abbiamo fatto noi, che, non è, che abbiamo comprato, ah, è l'acqua. Lui beve solo l'acqua. È un danno alla casa. Esatto, è un danno a, alla boutique del salame. Romagna in fiore.
Romagna mia, Romagna in fiore.
Romagna mia, Romagna in fiore.